Scongiurata per la Gran Bretagna, a dirlo è la Bank of England, dopo il dato sulla crescita economica più 0,1%, sospiro di sollievo e sembra, visto che ci si aspetta un rimbalzo per i dati successivi, che almeno nel 2023 in UK, in Gran Bretagna, non ci sarà la recessione tecnica. Salve a tutti, Marco Casario, qui benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, oggi ragazzi. Cercherò di rispondere alle vostre domande, ne sono già arrivate tantissime qui sul canale Instagram, eh, se non le avete scritte le potete scrivere qua, ma potete usare anche la chat adesso nella diretta. Volevo solo dirvi eh, due cosette su um, quello che sta succedendo sui mercati finanziari, perché insomma si chiude una settimana, si chiude una settimana importante che è la settimana successiva alle dichiarazioni della ban delle banche centrali, quelle europee e quella. europee. Eh, Bank of England, inglese e quella americana, ovviamente eh, si chiude una settimana. Che, ragazzi, ha un, uh, una volatilità sempre più bassa. Quindi, se mh, dovessi pensare da, da trader, uh, che, che cosa fare in questo momento? Beh, in questo momento, se dovessi pensare alla volatilità e quindi alle opzioni, eh, vi direi eh, questo è il momento in cui la uh, volatilità uh, viene venduta. Uh, abbiamo volatilità ragazzi, che sta a 16 e 60, veramente valori, uh, valori bassi. Assim. E, eh, quindi vuol dire che non c'è molto preoccupazione, non ci sono coperture questo ci dice la volatilità del VIX, non ci sono coperture avanti nel tempo eh, su possibili ehm, eh, di, su possibili discese del, del prezzo e staremo a vedere quanto effettivamente perdurerà questa situazione ieri comunque eh, gli indici finanziari non è che hanno mostrato particolari muscoli come effettivamente non stanno facendo da un po', vedete che siamo in un momento di eh, stagnazione, un momento in cui eh, ogni tanto si va giù, ogni tanto si Va su, ma la verità è che non ci siamo mossi di molto praticamente dal prezzo della candela del 5 maggio. Quindi, settimana scorsa. Quando um, a ridosso delle dichiarazioni della banca centrale, vedete siamo proprio qui. Questa è l'SP 500. Il Nasdaq invece, eh, eh, da manuale, lo dicevo ieri, eh, continua la sua cavalcata con candele più piccole, comunque con candele che ieri si sono fatte lo 0,30, oggi stanno facendo già lo 0,20. Perché, ragazzi, dovete sempre pensare al fattore di sconto. Cos'è il fattore di sconto? È uno dei modelli che viene utilizzati per valutare eh, il per dare valore eh, per fare una valutazione sull'azienda e eh, le. Aziende che eh, tendono a, um, soprattutto quando i tassi di interesse sono, sono alti e le aspettative sui tassi di interesse continuano ad essere alti. Eh, sono le value company che beneficiano, perché le value company hanno un uh, modello di, uh, di, di, di um, cash flow che è eh, più a breve termine rispetto alle growth company, come potrebbe essere le, le aziende del all'interno del settore del SP 500, all'interno del paniere eh, scusate, del Nasdaq. E che invece hanno flussi di cassa spostati più in avanti, quindi tassi di interesse più alti e aspettative di tassi di interesse più alti tendono a um, eh, compromettere e far abbassare il valore di queste aziende. Bene, siamo nella situazione contraria, perché? Perché stiamo guardando un Nasdaq che sale, che cosa? Qual è il messaggio che passa proprio per eh, logica implicita a quello che vi ho detto poco fa? È che è evidente che gli investitori in questo momento stanno prezzando ehm, eh, e stanno dando, ehm, eh, spostando i capitali sulle aziende che beneficiano, da, di una forte, eh, che beneficiano da una situazione, da uno scenario di forte di disinflazione. Okay? con eh, tassi di interesse che lo sappiamo, eh, ve lo faccio rivedere qua. Per chi eh, in questi ultimi, quest ultimi mesi non si fosse mai collegato, i mercati si aspettano già un taglio a fine 2023, 4,4% è il tasso di interesse a fine, eh, a fine anno. Uh, quindi, mh, situazione interessante. Ma io il grafico che volevo farvi vedere proprio per farvi capire come anche le materie prima anche le materie prime che stanno denunciando un eh, abbassamento della domanda globale, eh, è inequivocabile, le commodities stanno soffrendo e ve lo posso far vedere con il... Oggi non so che non va bene, DJP, eccolo qui, eh, vedete che le materie prime continuano a scendere, questo è l'indice delle materie prime di Bloomberg e, e qua siamo tornati a far visita ai minimi che avevamo visto a marzo eh, 2023, no? Eccoci qua, vedete la candela di, di oggi sta proprio tornando a fare questa visita. Quindi le materie prime effettivamente si comportano eh, come eh, la situazione eh, macroeconomica eh, sta andando, eh, ma vi faccio vedere anche un'altra cosa interessante, un eh, grafico che eh, viene spesso utilizzato e, e mette a confronto il... Eh, ops, scusate no, volevo fare questo diviso eh, GC, quindi il rapporto che ci riesca GC rapporto rame oro eh, facciamo entrambi con i continuous, ve lo metto a linea perché tanto non c'è bisogno. Guardate quanto sta scendendo. Cosa vuol dire una linea che scende? Una linea che scende ci dice effettivamente quanto il eh, gold eh, il rame in questo caso sta sottoperformando il gold, ovvero quanto l'oro sta sovraperformando rispetto al rame. Allora, eh, il rame ragazzi è la materia prima che viene utilizzata di più per, uh, dal punto di vista industriale, uh, per capire se siamo in una fase di espansione, stagnazione o rallentamento economico. Uh, quando i prezzi del rame salgono, vuol dire che c'è domanda alta, vuol dire che le industrie vanno, le industrie producono. Uh, quando viceversa la, il rame sta scendendo, siamo nella situazione opposta di rallentamento. Perché viene confrontato al gold, all'oro? Perché l'oro è. Um, non è una materia prima ragazzi ma eh, non è una materia prima industriale quindi per quanto mi riguarda per esempio per me l'oro è più una currency che altro proprio come la, la, la considero e eh, viene utilizzato in eh, viene comprato acquistato in momenti di incertezza eh, incertezza economica quindi vedere un rame che sottoperforma il, il gold siamo proprio nella situazione di risk off questo è la fotografia che ci dà questo grafico, tecnica, puramente tecnica, giusto? E qui nasce la domanda spontanea. Uh, la domanda che, che nasce è banalmente, come mai se siamo in una situazione di risk off stiamo vedendo il Nasdaq salire? Non a caso vi ho fatto vedere questo grafico, vi ho fatto vedere prima il Nasdaq per farvi rendere conto eh, del, del disallineamento che c'è tra andamento reale macroeconomico, a crescita globale, eh, commercio, domanda aggregata a ribasso, materie prime a ribasso, eppure... Abbiamo la speculazione sui mercati finanziari eh, che sta ehm, premiando addirittura il, la curva del rischio più eh, ampia, che è quella proprio del, del Nasdaq. Non è una cosa rara, non è una cosa. Caspita, Marco, ma è la prima volta che succede nella storia de... No, succede e siamo in, questi, in questo momento. Ok. Allora, vediamo un po' di, di domande, ragazzi. E stavo eh, comincio con, con Instagram eh, perché mi sembra. Eh, mi sembra giusto, visto che abbiamo. Um, ho, ho aperto qua. Uh, prima domanda che mi capita. Ciao Marco, è possibile conciliare uh, lavoro, sport, uh, macroeconomia e trading nella stessa giornata? Consigli? Certo che è possibile, io e molti altri eh, fa lo fanno, eh, quindi è assolutamente possibile. Eh, ti consiglio: se non riesci, eh, evidentemente gestisci male il tuo tempo, evidentemente non riesci a dar bene priorità alle cose. Io mi, mi sveglio molto presto la mattina perché voglio riuscire ad incastrare tutto e, e riuscire a fare eh, tutte le, le, le cose. È sempre un discorso di priorità. Eh, ragazzi, se c'è una costante piuttosto universale, anche se qualche fisico potrebbe dire che forse è così tanto universale, non è, non è, è il tempo. Il tempo è uguale per tutti. Tutti abbiamo una giornata di 24 ore, quindi come... Come, la, uh, come utilizzate il tempo è quello che fa la differenza. Quindi ci sono veramente, c'è tanta bibliografia su uh, gestione del tempo, uh, ti consiglio di andarle a, a leggere. Um, come vedi la situazione, come vedi è un inizio domanda che non mi piace, come vedi la situazione della Bank of England che esclude una recessione? Ho iniziato la diretta proprio dicendo questo. E la Bank of England eh, non è che la vedo, non c'è niente da vedere. C'è un dato eh, macroeconomico eh, che ha visto comunque, anche se abbiamo visto delle crescite de economiche che sono ancora al di sotto del livello pre-pandemico del 2009, comunque siamo in ehm, non siamo in recessione tecnica. Quindi l'affermazione è, è, è reale è corretta dal punto di vista tecnico. E se andiamo a vedere andiamo a vedere un po' che sta facendo l'Inghilterra. Guardate, che qui passo su UK 100, rimetto un secondo a candele. Vedete che l'indice, dopo aver fatto questo bellissimo impulso e questo profondo ritracciamento, adesso ha rimbalzato. Non è riuscito, però, a superare eh, i massimi. Siamo in questa zona qui e staremo a vedere. Per ora la notizia di oggi non è che eh, fa fare grandi movimenti. Evidentemente, avevamo già scontato eh, in questa eh, gamba di rimbalzo il. Il dato um, Francesco mi dice: eh, Ciao Marco, secondo te qual è il livello eh, superato il quale il Nasdaq può si può shortare come se non ci fosse un domani per riallinearlo al resto? E non, non c'è nessun livello che ti dice: cioè, Se pensi che ci sarà un livello di prezzo che, eh, che toccato farà crollare il Nasdaq, eh, ti sbagli. Eh, non è così. I, i, il Nasdaq scenderà ci sarà un, una correzione nel momento in cui dovete pensare ragazzi a perché sta avvenendo questo perché stiamo vedendo questi rialzi questi rialzi li stiamo vedendo eh, perché il mercato sta scontando sta guardando in avanti sta scontando un taglio dei tassi quindi cambio di politiche monetarie e sta scontando, il, ehm, sta scontando una disinflazione quindi Devono cambiare queste due condizioni. Nel momento in cui queste due condizioni cambiano, quindi vuol dire che la disinflazione si ferma, non, non, non scende, stagna o peggio ancora rimbalza, oppure la banca centrale arriviamo a settembre-ottobre e non accenna a tagliare i tassi, beh allora lì ti direi stai con gli occhi puntati su quello che fa il prezzo, ma deve rompersi la scommessa che ha fatto il mercato. Per ora non c'è per esempio può esserci una crisi di liquidità o una crisi di solvibilità nel settore bancario, quindi si può uh, rovinare, però attenzione che se si rovina quella situazione, sì è vero che probabilmente vedremo una recessione tecnica, ma è anche vero che probabilmente la banca centrale potrebbe effettivamente pensare di tagliare i tassi per non creare una recessione troppo ampia. Quindi Francesco, non, non c'è nessun livello di prezzo, cioè dimentica di col poter collegare un livello. O un segnale tecnico ad una discesa. Qui devono cambiare i presupposti proprio del sentiment eh, che c'è sul, eh, sul mercato. Allora, eh, sto guardando qualche domanda qui sulla chat. Eh, secondo te, quanto è probabile che il Natural Gas ritesti i due dollari nella settimana seguente? Allora, vediamolo, eh? questa è una domanda da palla di cristallo e quindi tiro fuori la palla di cristallo. Um, ragazzi, ma come, come pensate che esista un modello che ti possa dire le probabilità che il natural gas ritesti due dollari? Cioè un livello di prezzo preciso? Quello che potresti chiederti e chiedermi è, ci sono segnali fondamentali? Per cui il natural gas possa tornare, e tornare a, a far visita ai minimi e magari scendere ancora? Questa potrebbe essere una domanda. Ti direi: vai a vedere le scorte, vai a vedere la stagionalità. Per ora ti rispondo alla domanda parzialmente, a quello che mi domandi. Non c'è un segnale che può oggi, oggi. Oggi ragazzi, magari tra due settimane lo scenario cambia, ma oggi non c'è un segnale che mi dice eh, che le probabilità di avere un natural gas fortemente rialzista, il che non vuol dire che fa due candele dal 6%, cioè il natural gas che fa due, tre, un rimbalzo eh, che fa il 7, l'8, il 15% eh, di candele verdi, non vuol dire niente e infatti, andiamo un secondo sul natural gas, questo è, è, è sono sicuro che è la, uh, la materia prima che ha fatto, Uh, perdere un sacco di soldi a un sacco di persone perché pensavano che eh, mh, è sceso così tanto che deve risalire no uh, l'errore più, uh, più stupido che si possa fare nel trading allora per ora c'è questo pavimento che ha tenuto fino adesso però vedete che non riesce perché non c'è nessuna parte fondamentale a supporto uh, di quello che um, uh, la, la, la price action potrebbe fare per ora infatti tutti i rimbalzi sono stati poi sono tornati indietro. Adesso c'è questo piccolissimo rimbalzo. Siamo a 2,2, media 50 periodi. Guardate la distanza tra la media 50 e la media 200. Quindi attenzione con il gas perché la parte fondamentale è... non ci dà segnali di stabilità di un trend rialzista. Allora. Uh... Uh, sì, stavo guardando... Eh, eh, ragazzi, cioè, vedevo questa... Uh, questa uh, questo commento e poi subito quest'altro. Uh, ragazzi, non ci fate caso. C'è qui gente che sta solo a... Uh, diciamo, a scrivere stupidaggini e a stuzzicare. Non, non ci fate caso, ok? Uh, Bitcoin to the moon. Bravo. Sì. Um, n 0 Yen, Allora... Um, n 0 di yen è piuttosto interessante come, come cambio in questo momento. Eh, eh, e scriverò proprio eh, alla fine di questa diretta Scriverò sulla Trading Room eh, perché eh, c'è una posizione, eh, secondo me, interessante che si può sfruttare. Perché considerate che il dollaro neozelandese e il dollaro eh, australiano eh, tendono a um, eh, beneficiare eh, di una eh, riapertura, di un'espansione economica della Cina. Espansione economica della Cina che. Tutto sommato è venuta un po' a mancare, no? Eh, c'è stato eh, un by the rumors, quindi è partita in anticipo, però poi c'è stato un ritracciamento e, e la Cina adesso è ferma lì, è un po' nel limbo, no? Nella terra di nessuno. Eh, stanno tutti quanti aspettando probabilmente il primo, eh, alcuni dati di, a supporto effettivamente i, i, i cinesi come consumatori non hanno ancora fatto vedere un ritorno eh, ehm, a, allo spending che ha fatto rialzare la domanda e, e questo fa stare un po' tutti quanti sul, sul, sull'alto là sul kiba là e il eh, dollaro ne neozelandese andiamolo un secondo a vedere il dollaro neozelandese come pure l'australiano eh, potreste anche vedere Australiano, cosa ha fatto nell'ultimo periodo? Niente, <ride> o meglio, vedete, ha avuto una fase di lateralizzazione in cui si è mosso all'interno di questo canale, eh, l'aveva rotto già a marzo e l'ha rotto qualche giorno fa. Che cosa è successo? Per adesso ci ha fatto due candele fortemente ribassisti che stanno arrivando alla media a 200 periodi considerate un'altra cosa lo yen ed era anche una domanda che mi veniva fatta qui su instagram quindi colgo l'occasione per accorpare le due domande um, tutti si stanno aspettando una prima comunicazione da parte di ueda il nuovo presidente della banca centrale giapponese su un cambio di politiche monetarie politiche monetarie giapponese che per decadi, per eh, più di dieci anni sono state estremamente ultra accomodanti, è, è un esperimento economico come nessun altro ha eh, fatto nel, nella storia dell'economia, quello che abbiamo visto in Giappone. C'è cioè, chi si aspetta che questa, eh, questo, questa, questo essere ultra accomodanti da parte della banca centrale giapponese possa terminare secondo me non terminerà di punto in bianco, magari verrà un po' alleggerito. La Cina e eh, il Giappone, scusate, sia per problemi demografici, ha un problema di crescita economica, di, produ di produttività economica, eh, esattamente come ce l'ha l'Italia, eh, anch'essa anch per un problema demografico. E quindi la paura è quella di poter eh, finire in, in deflazione, ma dei piccoli cambiamenti effettivamente sono probabili. Dato questo passaggio di testimone tra eh, il vecchio e il nuovo presidente anche per mandare dei segnali eh, diversi, quindi in quel caso potrebbe eh, Audi yen, dollaro neozelandese yen, eh, lasciatemi dire anche euro yen che eh, non so se l'avete visto, eh, ma ha, ha veramente fatto un'impennata importante. L'ultimo periodo adesso sta in fase di ritracciamento anche lui. Eh, Sono tutti cross interessanti. Eh, personalmente eh, eh, lo, lo sanno anche gli studenti della Trading Room. Eh, abbiamo cavalcato delle operazioni eh, USD-yen, quindi con il dollaro americano, eh, ma adesso eh, si fanno interessanti. Quindi grazie per. Uh, e, e ti faccio analisi tecnica, ma uh, c'è l'analisi tecnica su NZD 0 e Yen piuttosto semplice. Innanzitutto vediamo che uh, l'indicatore Valuta Vision ci dice che effettivamente lo Yen oggi è la valuta più forte con il dollaro americano, il dollaro neozelandese con l'euro sono le più deboli. Qui abbiamo un'analisi multi-time frame e vedete che il time frame 15-30, 1 ora, 4 ore... Eh, sono i eh, time frame migliori per andare a far trading short, ovviamente su n 0 yen, quindi short n 0 yen vuol dire long yen, eh? vuol dire eh, essendo il dollaro neozelandese al numeratore. E quindi eh, siamo in una fase di lateralità, quindi vuol dire qui applicare strategie eh, laterali. Ok, allora. Uh, uh, uh. Sto guardando qualche altra domanda e mi chiedono di spiegare il eh, TGA. Eh, il TGA è l'account eh, del Treasury, del tesoro americano. Se ne parla tanto adesso perché eh, c'è la, la storia del tetto del debito, l'accordo, eh, l'America finirà in default. Adesso ci stanno ricamando sopra. Di tanto in tanto i media. Uh, ai media piace tirar fuori questo jolly, ma la verità è secondo voi l'America in questo momento storico non raggiunge non raggiungerà un accordo per alzare l'asticella del tetto del debito e far andare l'America gli Stati Uniti d'America in default? Dai, per favore. Quindi non vi preoccupate, l'accordo eh, lasciate perdere tutti questi articoli apocalittici, la fine dell'America, la dedollarizzazione de eh, che sicuramente è... C'è un processo, ragazzi, in cui il dollaro sta perdendo potere a livello globale. Ci vogliono anni, decadi probabilmente per vederlo. Quindi, niente accadrà domani. In economia è tutto molto lento. Comunque, torniamo un secondo a noi. E anche perché ci stava un'altra domanda proprio qui e quindi ho, ho, ho risposto ma il possibile default del debito è così realistico no non, non è assolutamente realistico anzi è altamente improbabile comunque cos'è sto tga è, un, è il conto corrente del governo federale ok immaginate il tga come il conto corrente del, eh, del, 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 del governo e elabora esattamente come qualsiasi conto corrente elabora transizioni quindi, emette, paga qualcuno qualcosa e riceve delle entrate e, e cerca soprattutto di mantenere un saldo eh, di cassa per eh, essere utilizzato dal governo. Ok, e che cosa, che cosa fa il TGA? Per esempio riscuota le tasse, quando gli americani pagano le tasse, le tasse vanno a finire lì dentro, non solo le tasse, anche altre entrate, eh. e paga gli interessi sul debito pubblico americano. Quindi il, il saldo, il conto corrente della TGA serve a pagare eh, gli interessi sul debito pubblico. Um, se ci sono misure eh, del governo, disoccupazioni o misure straordinarie come ci sono state sul, durante il Covid, eroga questi fondi. Facciamo un esempio, tu disoccupato devi ricevere 1000 euro dal governo. Perfetto. Il governo, la, la semplifico eh, ragazzi solo per farvela capire di più, il governo prende questi mille euro o meglio non è il governo che li prende, li prende la, 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 la Banca federale, credo di New York sia quella incaricata, prende questi 1000 euro dal, dal conto del, del TGA e li mette sulla banca commerciale dove quella persona ha il conto. Facendo questa manovra, che cosa succede? Succede che aumenta la riserva della banca. Le banche hanno una riserva frazionaria, una 9. Quindi vuol dire che se quella banca che se trasferisco quei soldi quella banca ha una riserva eh, maggiore. Quindi sta aumentando con questa manovra eh, le, 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 la liquidità all'interno dell'economia. Ecco perché l'account la, del treasury è importante, ragazzi, perché... Um, Impatta sui rendimenti soprattutto obbligazionari a breve termine e impatta sulle politiche monetarie perché è in grado quando il, si dice che il saldo eh, del, del, dell'account del Treasury Treasury TGA sta per Treasury general account è, è alto è elevato, che cosa vuol dire? Vuol dire che è ridotta la riserva monetaria c'è cioè, meno ehm, eh, c'è meno liquidità. Che gira che circola all'interno dell'economia e i rendimenti obbligazionari di breve termine sono più alti ecco perché è importante monitorarlo il TGA um, Nicolò una domanda sul Giappone ma penso di aver uh, risposto Jerome Powell mi chiede se <ride> ci sarà la recessione negli Stati Uniti sì o no e tecnicamente dovremo vederla quindi dovremo vedere due Letture trimestrali negative per il prodotto interno lordo. Che non vuol dire che ci sarà una recessione economica, se non dal punto di vista tecnico, eh? Allora, c'è qualche segnale che parla di nuovi massimi sull'SP 500? Mi chiede Gianfranco. Che intendi per segnale? Che, 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 I segnali che parlano di nuovi massimi? L'SP 500 è un indice, un grafico, si muove in base alle aspettative che il mercato ha, non, non ci sono segnali. Uh, che, analisi, che analisi si può fare uh, sul rimbalzo dell'inflazione in Spagna? Um, beh, c'è già stato, vi ho, vi ho spesso detto che. Uh, facendo backtesting c'è una certa correlazione tra l'inflazione spagnola come indicatore di, an di anticipo sull'inflazione europea. Quindi l'inflazione spagnola ha cominciato a scendere prima di quella europea che poi è scesa. C'è stato un rimbalzo sull'inflazione spagnola e c'è stato un rimbalzo sull'inflazione europea. Quindi eh, è questo Giuseppe il, il concetto. Uh, e questo non vuol dire che l'inflazione spagnola preveda il futuro. No, l'inflazione spagnola è più soggetta ad alcune dinamiche che, più in tempo reale, vanno ad impattare i prezzi al consumo del paese Spagna. E con un certo ritardo si riflette questo aumento anche sull'inflazione degli altri paesi europei. Um, allora, sto sempre guardando. Fatemi guardare pure qualche domanda qui su Instagram perché eh, ve l'ho chieste. Situazione Giappone l'ho fatta. Ehm, L'Europa po potrà avere una crisi più breve rispetto all'America o, o magari più uh, soft? Um, Soft e breve, in che modo le, le stai utilizzando? Allora, diciamo che l'Europa vive un contesto uh, diverso dagli Stati Uniti, uh, in assoluto per livello dei tassi di interesse. Quindi, mh, il livello dei tassi di interesse negli Stati Uniti è molto alto, 5,25%, e la Banca Centrale è riuscita ri a portarlo sopra a livello, alla livello di inflazione, cosa che la Banca Centrale Europea non ha fatto. E quindi questo è, è la prima grande differenza, che, che non è un bene, eh, perché vuol dire che l'inflazione in Europa potrebbe rimanere alta eh, per più a lungo, e questo potrebbe creare problemi al, all'economia. In America c'è una problematica sulle crisi, eh, sulla liquidità eh, e sul credito, ma eh, cre problemi di credito, inasprimenti del credito ci sono anche in Europa, li abbiamo visti con il, eh, il survey, il sondaggio che ha, fatto la, eh, che ha pubblicato qualche giorno fa la Banca Centrale, l'abbiamo eh, commentato qua insieme sul, sul canale. Quindi quello direi che è una problematica da entrambe le parti e l'inasprimento del credito vuol dire eh, meno crescita fondamentalmente per l'economia e questo ce l'abbiamo sia in America che in Europa. In America abbiamo in più la problematica delle banche regionali che non abbiamo invece in ehm, che non abbiamo invece in in Italia o non ci abbiamo in Europa, ma eh, da noi c'è anche una guerra in corso, che lo so. Che non se ne parla più, che non ne parlano più i media, non fa più notizia, ma non è finito niente ancora. Anzi, si parla nel sottobosco di una offensiva che si aspettava in primavera, non c'è stata e l'offensiva russa potrebbe esserci in, eh, in estate. Quindi, insomma, ehm, eh, diciamo che sai, su, sulla, sulla durata, sulla profondità, eh, ti direi che. Potrebbe essere eh, più probabile una profondità di una recessione in America. Il problema in Europa potrebbe essere invece la durata. L'Europa, per come è, eh, diciamo, eh, per come è sviluppata l'economia europea e anche la parte finanziaria, eh, le recessioni tendono. L'Europa fa più fatica ad uscire dalle recessioni. L'America invece riesce a macinare di più perché ha un potere di, di produzione tecnologico diverso rispetto a all'Europa. Ciao, ragazzi, già abbiamo fatto mezz'ora, è volato il tempo. Uh, eh, come capire se un'azienda è sopravvalutata in base ai suoi multipli? Uh, non, non, non lo capisci dai multipli, ma lo capisci da, uh, andando a applicare dei modelli uh, che vanno a uh, valutare il valore dell'azienda in base ai suoi bilanci quindi ci sono vari modelli, io quello che faccio mh, nel corso eh, azionario con l'analisi fondamentale insegna ad usare eh, dei modelli diversi, metterli insieme e fare una media per avere un range. Quindi non è con i multipli che capisci se un'azienda è realmente sopravvalutata rispetto alle sue potenzialità di crescita futura, intendo, eh. Uh, allora Sono tante domande ragazzi. Sto cercando di vedere se ci sono domande che accorpano. Fabio mi chiede, potrebbe essere il momento giusto per un portafoglio da dividendi? Eh, Fabio, ma mm, nel senso, per, perché pensi che ci debba essere? Cioè qual è il momento giusto? Non è che devono incrociarsi gli astri o deve, come dico sempre, un portafoglio da dividendi, un portafoglio di lungo termine, il momento giusto per iniziarlo è ieri. Quindi sei già in ritardo, che, che stai aspettando? Um, sto guardando ancora. Prossimi dati che, che possono influenzare il mercato, ragazzi, ve l'ho detto. Eh, inflazione, se non continuasse a scendere con questi ritmi, eh, banche centrali che eh, dichiareranno eh, l'intenzione di non tagliare i tassi nel 2023, eh, utili. E in compressione per Q2, Q3, Q4 del 2023, quindi eh, utili che diminuiscono, Warren Buffett ci ha già avvisato, queste sono le cose adesso che poi, e crisi di, um, di del credito e crisi di liquidità sulle banche regionali in America, uh, queste sono tutte problematiche. Uh, il petrolio sta scendendo per colpa di Biden che vuole tenere bassi i costi degli elettori? Uh, Beniamino, credo che sei un po' fuori strada. <ride> Il petrolio sta scendendo perché la domanda aggregata è crollata. Ok? Quindi è un discorso di supply e demand. Poi che possa il governo americano, come altri governi Arabia Saudita e C la Cina, possano aver eh, tirato in alto o in basso utilizzando le loro riserve strategiche. Ok, ma il petrolio è sceso per dinamica di domanda e offerta. La domanda si è abbassata, l'offerta è rimasta lì. Il prezzo è sceso. Alcune volte le cose sono molto più semplici, lasciate abbandonate le dietrologie, la geopolitica, i complotti. Mm, sul mercati finanziari eh, ci sono pochi complottismi, ok? E soprattutto eh, Biden e il costo degli elettori? Non so se era una domanda per, per prendermi in giro. <ride> Allora, ultima domanda su Instagram, dai. Allora, ci so ragazzi, vi dico la verità, su Instagram ci sono tante domande che non capisco, veramente tante domande. E... Per esempio, come valuti il rischio complessivo per un portafoglio di trading? Che vuol dire, con una sommatoria algebrica? Ehm... Uh... Come stimi domanda e offerta sulle materie prime? Eh, dipende dalla materia prima, eh, devi guardare i livelli di produzione, devi guardare i paesi che fanno import ed export di quella materia prima, devi andare a guardare le scorte, eh, se sono alte o basse, i nuovi ordini da parte delle aziende che utilizzano quelle materie prime. Eh, non c'è un sito e non c'è una formula magica, c'è un aggregato eh, che viene fatto. Il TG ha lo spiegato, mi chiedono di spiegare anche una domanda sul reverse repo, l'RRP. Eh, Sull'RRP abbiamo pubblicato sul blog un eh, post per spiegarlo, quindi ti direi di andare a leggerlo sul blog marcocasario.com. Um, Come è cambiata negli anni la percentuale di capitale dedicato al breve e a lungo termine e perché? Allora dovete capire questo, diciamo il, il ciclo uh, di, 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 del patrimonio, del capitale di, una, di un essere umano. Quando sei giovane hai pochi capitali, a meno che non li erediti o qualcuno te li regala. Uh, Man mano che diventi più grande, uh, il capitale comincia a crescere. Quindi quello che ho fatto io è, i primi anni, io ho dedicato tanto tempo al trading per cercare di far crescere più velocemente il mio uh, capitale, che non era grande. Io ho iniziato a fare trading con 20.000 euro, uh, non, 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 non lo nascondo. E, e poi piano piano ho cominciato a... i profitti che facevo con il trading.. Ovviamente non ho fatto il cretino e me li sono spesi in uh, macchine e Rolex, perché non sono imbecille per fortuna, eh, o meglio da ragazzo lo ero perché l'ho fatto anch'io le mie imbecillate, ma per fortuna poi da, dai 24 anni in poi mh, ho avuto un po' di sale in zucca. Comunque eh, ho cominciato a togliere i, i profitti e a metterli sul uh, conto di, di lungo termine. E ovviamente più cresco come età, più tengo piccolo il, il conto di trading e tengo grande il conto di lungo termine, perché? perché quella sarà la mia pensione, perché il mio obiettivo, poi magari ci farò un video al riguardo, eh, il mio obiettivo voglio che sia quello di, eh, visto che eh, non mi aspetto pensione da, da, dall'Italia, e anche se ho versato per vent'anni i contributi, ehm, che la mia pensione mi venga pagata dal, dai rendimenti che mi genera un portafoglio, non togliendo... Eh, capitale e liquidità dal portafoglio. Ma attraverso per esempio i dividendi, quindi il portafoglio deve essere ca molto capitalizzato. Quindi, eh, mentre prima quando ero giovane il conto di trading era molto più grande del conto eh, di, de, del mio portafoglio di lungo termine, adesso eh, le, la, le cose si sono invertite. E, e io ho ragionato in questo modo. Poi ognuno è estremamente soggettivo, però. Mi sembra anche che ci sia della logica. Ragazzi, dai, basta così per la diretta. Io vi ringrazio per la partecipazione. Spero che comunque queste sessioni di domande e risposte siano uh, utili e uh, noi ci vediamo prestissimo. Buon fine settimana e ci sarà un video molto interessante domenica. Rimanete sintonizzati. Buon trading a tutti. Ciao.